Ben trovati. Tra le emergenze che ci troviamo ad affrontare c'è senz'altro quella abitativa. Trovare una casa, comprarla o trovarla in affitto, è opera ardua, lo sappiamo bene, ma cerchiamo di capire quali sono le possibilità che oggi con la crisi si stanno creando. Abbiamo in studio Guido Piran, che è il segretario del CICET CISL, che ci racconta proprio come eh, responsabile del sindacato Inquilini. Le persone eh, devono vivere ogni giorno con questi temi. Benvenuto Piran. Abbiamo, eh, segretario, un nuovo governo. Dicevamo che l'emergenza abitativa è sempre molto forte. Qual è eh, l'agenda di richieste che come SICET avanzate? Ma il governo immediatamente ha un'attività da svolgere ed è quella di eh, rendere operativi i decreti di riparto dei fondi istituiti con la legge sull'Imu, il fondo per l'amorosità incolpevole, eh, che, il cui decreto si trova al Ministero dell'Economia eh, dove si definisce eh, questa... Questo fenomeno di morosità incolpevole si rende disponibili 20 milioni per le regioni e i comuni eh, da distribuire tra gli inquilini morosi per rifare un contratto di locazione. Questo è già finanziato è già, e può essere reso operativo dal governo in qualche ora, non neanche in qualche giorno, in qualche ora. E questa è la prima questione che noi eh, chiediamo, abbiamo già chiesto al nuovo governo. La seconda questione è un altro fondo, che è quello di sostegno all'affitto, eh, che è stato rifinanziato dopo tre anni che non aveva risorse e anche questo decreto il governo lo può eh, promulgare nel giro di qualche ora perché i soldi ci sono, le coperture. Eh, di cui tanto si parla adesso eh, nell'inizio di questa nuova eh, compagine governativa eh, le coperture ci sono e quindi eh, si possono distribuire i soldi alle regioni, ai comuni e quindi agli interessati Ecco, ci sì. sono, queste sono interventi immediati ma eh, abbiamo detto che c'è una crisi che si ripercuote anche da un punto di vista eh, degli affitti, perché perché le case non si vendono, c'è un crollo dell'edilizia e quindi l'affitto diventa di fatto l'unica possibilità per trovare una casa. Ma eh, sulla casa gravano moltissime tasse, alcune certe, alcune incerte, pensiamo anche a quello che dovrà avvenire con la revisione degli estimi catastali. Eh, quali sono i rischi per gli inquilini e come voi pensate di supportarli? Ma intanto eh, sulla casa... Uh, le tasse sono aumentate fino a un certo punto. Sugli affitti le tasse sono diminuite e moltissimo sono diminuite perché con l'introduzione della cedolare secca, soprattutto per i contratti concordati, la tassazione è una tassazione fissa al 15% senza altri orpelli, senza più eh, tasse eh, di bollo, tasse di registro, eccetera. Anzi sulla registrazione online dei contratti di locazione entra in vigore una facilitazione eh, ulteriore, sarà molto più semplice registrare i contratti online, è una procedura, tra l'altro, che da cinque anni il SICET propugna e finalmente entra in, in vigore. Quindi, eh, per l'affitto, per i proprietari che affittano le tasse sono diminuite, eh, i prezzi sono stabili, da qualche parte c'è eh, qualche riduzione, noi stiamo facendo molti accordi in comuni eh, per il canale concordato dove riduciamo gli affitti e quindi eh, questo è un lavoro certo. Con la mancanza di reddito che c'è, con la mancanza di lavoro che c'è, non basta mai, eh, e allora dovrebbero intervenire altre eh, questioni. Ecco, me è pur sempre qualcosa, dicevamo. Eh, un altro tema che riguarda la casa è quello dell'edilizia pubblica. Ecco, certo. Anche qui eh, il dibattito è più che mai acceso, eh, assegnazione degli alloggi, eh, alloggi tenuti comunque vuoti e non ancora assegnati con le persone che premono, eh, su questo eh, cosa c'è da dire? Allora intanto noi stiamo lavorando e questa è una notizia con eh, il Dipartimento Confederale per eh, intervenire. Sulle aziende dell'edilizia pubblica, gli ex IACP, eh, vedere come si può eh, modificare e migliorare la condizione anche dei lavoratori, eccetera, in queste realtà. L'altra proposta che noi facciamo, che abbiamo, ed è una proposta storica del SICET, e l'abbiamo vista rilanciare ieri a un convegno qui alla Casa dell'Architettura eh, a Roma dove c'erano i più grandi operatori di questo settore, eh, che è quello di intervenire sull'efficientamento effi, sull energetico e sul riuso della città, sulla rigenerazione urbana. Eh, basterebbero pochi soldi, eh, non tantissimi. Eh, si parla tanto di cassa, depositi e prestiti. Eh, Cassa Depositi e Prestiti negli ultimi anni ha eh, costituito delle società di gestione risparmi per investimenti eh, nell'immobiliare che eh, è un progetto fallito, che non ha dato neanche una casa agli italiani. La proposta che facciamo noi con meno soldi, eh, se Cassa Depositi e Prestiti eh, eh, finanziasse dei mutui, agli ex IACP. Se eh, agli ex EACP si desse la possibilità di detrarre gli investimenti eh, nel risparmio energetico e nella ristrutturazione, senza grandi eh, risorse investite noi potremmo avere un risultato enorme è quello di rilanciare un settore dell'edilizia, rilanciare un settore dell'offerta abitativa a prezzi contenuti, a prezzi accessibili per i giovani, perché è inutile che si parli ancora di mutui per i giovani per l'acquisto della prima casa. La soluzione è questa, è quella che diciamo noi. Per molti anni i giovani potranno permettersi solo la casa a un affitto controllato, a un affitto amministrato. Per il resto sono solo parole. Ecco, segretario, abbiamo delineato un po' di interventi che possono essere fatti eh, subito, ci auguriamo che le vostre richieste vengano ascoltate, ma eh, le chiederei di fare un passaggio e di andare oltre i nostri confini. In Europa cosa succede e se ci sono esempi virtuosi da quali prendere appunto un modello per quello che riguarda eh, anche eh, l'Italia? Allora, la crisi del welfare generale anche del welfare abitativo, anche in Europa ci sono problemi, però eh, rispetto all'Italia, nel resto dell'Europa, soprattutto nell'Europa settentrionale, eh, c'è una tradizione, c'è un patrimonio di case in affitto eh, che eh, ci vogliono decenni per smantellare, anche se eh, in quel caso eh, ci sono dei progetti non, non proprio eh, edificanti diciamo per noi, però eh, è la, il dato di partenza che è diverso, noi abbiamo in Germania dove il ceto medio lavoratore come quello organizzato dalla CISL insomma è tutto in affitto, in affitto controllato, in affitto di case dai fondi pensione, in affitto di casa dalle cooperative, in affitto di casa dagli enti previdenziali, eh, eccetera. E in quel caso c'è una possibilità per queste famiglie di risparmiare, di investire nel futuro dei fondi pensione, eccetera. E, e la situazione è eh, generalmente diversa. Questo succede in Germania, eh, succede in, in Olanda, succede anche in Inghilterra dove la Thatcher ha venduto un pezzo importante del patrimonio pubblico ma <coughs> ha dato dei sussidi e ancora in, in Inghilterra eh, l'entità dei sussidi per la casa è altissima. Non i 50 milioni che ho detto prima in Italia, sono miliardi di stelline all'anno per il sostegno all'abitazione e quindi eh, anche la crisi per i giovani è più sopportabile, per le famiglie è più sopportabile. Noi vediamo eh, decine di migliaia di ragazzi italiani che stanno andando a lavorare in Inghilterra e trovano la casa a prezzi non da strozzini come quella che c'è in Italia. Ecco segretario, siamo alla fine della trasmissione, vogliamo uh, concludere con un'ultima battuta, un appello e anche dei consigli per chi va in affitto uh, giovane o non Beh, intanto diciamo che il SICET ha uh, in tutta Italia 104 sedi uh, provinciali, più uh, altre sedi nelle varie città uh, dove rivolgersi per consulenze, per consigli eh, e per verifiche anche eh, de, della regolarità dei contratti. Eh, noi stiamo discutendo anche con molte eh, università per tutelare gli studenti in affitto. Eh, il problema è che in questo Paese la regolarità dei contratti è sempre a rischio e diventa un problema anche poi con contratti irregolari sostenere i propri diritti. Quindi il consiglio è quello di frequentare le nostre sedi. Ecco, ringraziamo Guido Piran che è stato qui con noi per eh, parlare di case, affitti e non solo e vi ringraziamo per averci seguito. Arrivederci.